Una mano Cristina, per favore. La precedente. Vieni, bella. Grazie. Quando io avrei una domanda da fare. Bene, mi chiedo. Ok. No, di qua non si sente. No. Va bene, non è vorrei sapere da voi, visto che avete detto che avete fatto più di una richiesta a quelli del comune, che non vi hanno proprio filato e continuano a decidere cosa fare, cosa possiamo fare noi per impedirglielo? Perché questi pazzi decidono e fanno tutto quello che vogliono. Noi cosa possiamo fare? Questa è la prima. La seconda è, se la natura ha preso così tanto sviluppo, forse non è così inclinato. Grazie. Altre domande? Io volevo fare una domanda. Volevo chiedere, ma il comune come fa a iniziare una bonifica quando voi avete detto che non, vuole, che non ha ancora fatto delle indagini conoscitive del suolo? Cioè, pare che quel lotto no, inizino già a scavare. Ma cosa fanno? Cioè, perché scavano? Quando non hanno ben presente le concentrazioni che sono presenti in quel punto. Poi, tra l'altro, gli interventi che ha fatto vedere prima, cioè di all'estero, no? Dove si possono recuperare delle aree, io dico che in Italia non è che non ci siano dei progettisti, abbiamo tanti ragazzi giovani, abbiamo visto anche come sono in grado di progettare, così come sono in grado di progettare i famosi palazzi verdi, no? Quindi palazzi verticali, verde verticale, no? Io credo che ci sia, cioè a maggior ragione ci sia gente che è in grado di progettare del verde orizzontale, no? Quindi mi sembra invece che la volontà del comune sia proprio quella, neanche di ascoltare, cioè vogliono proprio costruire, no? Ma perché? Perché vogliono risparmiare, secondo me, vogliono dare in mano a questi privati che costruiscono la possibilità di costruire e come oneri, no, di urbanizzazione in più di fare la bonifica, perché non vogliono scanciare niente. Quindi secondo me è importante mantenere questo verde. Ok, inizio a dare la prima risposta riguardo cosa possiamo fare. Innanzitutto penso che bisogna continuare su questa strada, quella del comitato che da 2 anni a questa parte va avanti a informare i cittadini, a coinvolgerli. Penso che sia necessario che i cittadini qui presenti iniziano anche loro a informarsi insieme a noi, a informare la cittadinanza, i loro amici, i loro compagni di lavoro, parenti, eccetera. Perché penso che il comune potrà fermarsi soltanto se vede una mobilitazione di massa dal basso in grado di contrastare il loro volere. Mi viene in mente l'esempio del disseminatore di urbanità del Paolo Pini, che hanno fermato, grazie alla loro lotta dura, un intervento a mio avviso criminale nei confronti di quell'area, che è un'area altamente di pregio. Quindi penso che come cittadini noi dobbiamo mobilitarci, informare, essere sempre presenti in queste occasioni, per ora, poi un domani vedremo che i metodi di lotta portare avanti. Passo la parola a Matteo per le risposte più tecniche. Allora, per il lotto 1A, quello che abbiamo visto prima, le analisi sono state fatte. Hanno fatto un'integrazione nella caratterizzazione che era stata fatta secondo la vecchia normativa, hanno fatto alcune integrazioni ma diciamo, sulla stessa falsa riga di come veniva fatta prima, quindi sostanzialmente tutte le obiezioni che abbiamo fatto rimangono. Il problema è che loro non utilizzano l'analisi di rischio, cioè loro hanno fatto le analisi e adesso cominciano a bonificare però sempre secondo la vecchia normativa. Questa cosa a parte è sbagliata, è contro la legge, e cosa si può fare? Bisogna agire per carte bollate, non c'è niente da fare, bisogna fare come comitato, associazioni e altri cittadini così, abbiamo fatto un ricorso al TAR, ovvero che abbiamo fatto una sospensiva e con alcune serie di leggi, tra cui lo sblocca Italia, la situazione diventa più complicata perché tra il decreto legge e il testo definitivo è abbastanza difficile, diciamo, capire bene cosa si può fare. Iniziamo a denunciare il dirigente, perché lui ti firma questa cosa. Inizia, vedrai, sì, vediamo sì. Se dopo manda avanti il progetto. Il problema pratico, per arrivare un po' nel pratica, è che
noi comunque siamo tutti semplici cittadini, ognuno fa per quello per cui è competente. Abbiamo anche dei, diciamo, amici avvocati che danno una mano, però insomma, per agire seriamente per azioni legali serve un avvocato competente, amministrativista, che capisca bene queste cose. E purtroppo per adesso da noi non c'è, quindi se qualcuno del pubblico sa, se ne intende di queste cose, vuole darci una mano, ben venga, o che conosce qualcuno, perché la situazione comincia a diventare abbastanza complessa da questo punto di vista, perché quello da cui si può fare qualcosa è dal punto di vista normativo, quindi carte bollate, fare denunce così, però bisogna sapere anche farlo, cioè non è, bisogna intendersi, è un lavoro questa cosa qua, penso di essere... Vuole integrare un attimo Daniele Pirola? Sì, no, solo due risposte veloci. Primo, mi spiace, non volevo assolutamente essere offensivo nei confronti di due, anzi massimo rispetto a chiunque si batte mettendo la faccia nelle peggiori magagne sul pianeta, al punto che sono stato attaccato talmente tante volte di idealismo e di astrattismo che si vede, mi sentivo già quasi pronto a sentirmi dire vabbè, allora torniamo all'età della pietra, quindi forse è stata una mia reazione eccessiva, ma assolutamente chiedo scusa se è stato recepito in modo offensivo. Per quanto riguarda invece la capacità progettuale italiana, altro che se ce n'è di gente in gamba a progettare, però il problema è che qui si è persa la struttura della pianificazione. Gli strumenti che si usano oggi sono in mano a persone che non hanno una visione equilibrata, oggettivamente non ce l'hanno, e quindi tutta la catena di situazioni, come su tutti i giornali, come in ogni sito, come ognuno di voi può verificare, è proprio distorta, è corrotta, bisogna ripristinarla. Quindi purtroppo sì, abbiamo tante persone che sanno progettare bene, ma non possono progettare bene, perché l'idea di fare il Central Park che partisse una volta da Garibaldi, potesse arrivare fino all'area della Fiera Nuova, c'era, c'è sempre stata. Ma chi ve la fa fare qui? Non c'è abbastanza rientro, perché l'ottica del rientro è quello del guadagno legato e alla costruzione, ma il guadagno sicuro al breve termine. Costruisco una casa, la vendo, mi rifaccio i soldi. Adesso la vendi? Non è così? Non la vendi, sono tutte invendute. Senza contare. Che adesso c'è la crisi immobiliare, uno dei punti che non ho citato, che sentiamo spesso, è il fatto che essendo diventato poco fruttuoso dal punto di vista della speculazione costruire, perché c'è la crisi immobiliare, si trova il microfono, forse si capisce nell'asportazione del terreno, perché chi costruiva adesso ci guadagna facendo gli sbancamenti del terreno del rinno, sì. C'è anche questo. D'altro canto, piccola nota, è la tristezza di sapere che chi decide e chi agisce soprattutto è veramente limitato a una cosa che ha una ripercussione negativa. Io, francamente, questo è un parere solo mio, sarei anche disposto a perdonare chi ruba i soldi, a livello di soldi, chi gonfia, chi fa, però il segno che lascia deve essere un segno buono per tutti. Eppure qua sembra che nessuno voglia fare una cosa del genere. Dati recentissimi, ci sono 60.000 alloggi a Milano vuoti, privati, vuoti, non messi in affitto oppure tenuti lì perché non si possono vendere. Le richieste di alloggi popolari sono altissime, sono circa 20.000, e quindi vuol dire che gli spazi comunque ci sono, la capacità di intervento è praticamente nulla, eppure si continua a costruire. La risposta non è continuare a costruire, evidentemente. Posso aggiungere solo una cosa, quanto diceva Daniele, che buona la domanda del signore, per far capire un po' la coerenza, no, dei nostri amministratori. Come avete visto, sull'area della Burcia si deciderà sia l'urbanizzazione sia la bonifica per lotti, per aree, e adesso, a parte il lotto 1A, non si sa la destinazione urbanistica delle altre aree. Questo detto dal vice sindaco De Cesaris. È uscita su un articolo di giornale poco tempo fa in cui gli chiedevano quale sarà il futuro dell'area dell'Expo una volta sarà finita l'Expo, e lei ha commentato con: basta spezzatini su queste aree, cioè basta fare le cose per piccoli pezzi. Questo lo so, giudicate voi, nel senso. Grazie. Antonio La Terza, consigliere di zona 9. Prego. Allora, prima mando il video della naturalista Valentina Scaglia e poi dico due cose. È incredibile come i fondi anche la natura possa cancellare il segno dell'uomo.
Il microfono. Intanto è abbandonato, la vegetazione si sta inglobando un po', così potrebbe essere proprio una città rimasta senza l'uomo dopo 30 anni di abbandono. All'interno della goccia segnali indicano vie ormai inesistenti scomparse sotto la massa verde. Qua si trova ogni tipo di flora, da alberi maestosi a fiori bellissimi e delicati che si aggrappano al ferro spinato. Cosa ne sarà della goccia non si sa, il suo futuro è incerto, resta da capire se le industrie ritorneranno oppure se diventerà uno spazio verde per il quartiere di Bovisa. Di sicuro non ci scopriremo mai com'era questa zona isolata e come la natura abbia potuto creare uno spazio del tutto selvaggio al centro di una grande città. Marco Rolando. E invece mi dico giusto due cose. Allora, come consigliere di zona ho preso un po' in carico quello che era il lavoro che aveva portato avanti Vincenzo Newsday, che sicuramente avevate conosciuto in passato con insomma, tutte le richieste di accesso agli atti che abbiamo potuto reperire, insomma, sono state fornite al comitato. Ho continuato anch'io con questo lavoro e il più delle volte appunto il lavoro è insistente perché è difficile avere tutti i documenti, perché basta sbagliare una virgola e dicono no, ma lei non me l'ha chiesto, per cui molte volte ci dobbiamo inventare come chiedere. Quello che non siamo ancora riusciti ad ottenere è il progetto di A2A, che è un po' difficile perché pur essendo una controllata, A2A risulta comunque una società privata e quindi praticamente un consigliere di zona non ha tutti i diritti di accesso agli atti, per cui dovremmo o trovare dove è il progetto, però in ogni caso ad oggi non c'è ancora traccia, c'è solo un permesso di posa a dubbi. Volevo fare poi una considerazione che veniva incontro un po' all'intervento di Sara per quanto riguarda il dissesto idrogeologico a Milano. Non avete visto in questi giorni, il mio gruppo è impegnato da sempre ad allertare, suonare la campanella sul dissesto idrogeologico, però sembrava che prima del 25 giugno 2014 Milano non avesse più questo problema perché per miracolo fosse scomparso. Giusto per intenderci, dove è finita l'esondazione, sapete cosa c'è alla fine, no? C'è un bel complesso con un grattacielo dell'Unicredit che magari qualche dubbio potrebbe farlo venire su dove finiva tutta l'acqua prima. In più, un altro dato, l'area dei gasometri è attraversata da un torrente, da una roggia che dovrebbe essere il Garbogena o il Giudica. Il Garbogena, che se avete letto attentamente gli articoli di giornale da giugno in poi riguardo le sondazioni del Seveso, sembra che questo Garbogena sia l'assassino di uno degli indiziati principali per giustificare i vasconi di laminazione a Senago. Perché lo tiro in ballo? Perché cementificare la goccia potrebbe significare vedere quell'acqua per le strade della città che oggi non vediamo, perché magari da quello spazio verde sono assorbiti. Aggiungo un'ultima considerazione riguardo il progetto totale e complessivo. Certo è difficile star dietro a quelle che possono essere le decisioni della Giunta. Noi cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di tenere d'occhio cosa si vuol fare dal punto di vista sociale su tutta l'area, per cui una delle prime richieste è quello di avere un progetto complessivo, quindi appoggiando in pieno quello che è la posizione del comitato. E in più, ovviamente qualcuno lo stava dicendo riguardo gli interessi finanziari, ovviamente sicuramente in questo periodo di crisi economica molti hanno perso soldi, tanti soldi, per cui andare a prendere a costo zero delle aree così fatte significa insomma cercare di far sfruttare un investimento con approfittando delle infrastrutture che l'amministrazione pubblica ti offre gratis. Ed è un esempio
tutta l'area Expo, dove appunto è un'area interamente privata dove non si sa cosa succederà dopo. Quindi il rischio è che, come è successo dove hanno costruito il palazzo di Regione Lombardia con Unicredit, dove stanno cercando praticamente di cacciare via i cittadini alla fine, perché chi abita lì, anziché trovarsi in un quartiere migliore, si trova trattato da pezzente il giorno dopo e quindi come quello che puzza e che deve andare via. Quindi non vorremmo che lo stesso destino possa toccare a quella che è l'area della Goccia, e quindi almeno cercheremo di individuare, di denunciare quelli che sono gli eventuali interessi prettamente finanziari. Grazie. Grazie. Passo la parola a Lucio di Castardi. Buonasera, noi siamo qua come Libera Acque Metropolitane, che è un collettivo di Castardi all'interno delle Libera Acque Metropolitane, che sono un gruppo di artisti urbani che comunque cercano di fare delle azioni nel verde pubblico che vengono nella città. Sabato prossimo, durante il mercato contadino che si terrà qua alla scuola Gucciardi, alle ore 14 verrà fatta un'azione nel prato che c'è qua davanti di via Caglianello, che è un prato che per tantissimi anni è stato lasciato abbandonato. 4 anni fa abbiamo fatto un lavoro di mappatura insieme al consiglio di zona 9 e l'abbiamo individuata come area residuale. La proprietà è sempre stata una proprietà privata, quindi non si era potuto fare niente. A quanto pare in questo momento il comune ha avuto una porzione di quell'area, quindi noi volevamo andare anche attraverso una raccolta di piante che abbiamo fatto per la giornata dell'albero, abbiamo raccolto dalla forestale eccetera, abbiamo raccolto delle piante, volevamo fare un'azione tutti insieme sul quartiere, di zona, sul territorio, per manifestare anche la forza e la volontà dei cittadini di voler continuare a contribuire a rendere più bella la città. Questa è un'azione che poteva essere fatta comunque in questo contesto e già poteva essere un altro momento di riflessione sul verde. L'idea che è stata lanciata dalla riunione che abbiamo fatto con tutte le associazioni presenti è di individuare e di creare dei giochi per i bambini, visto che di fronte c'è una scuola. Quindi magari di creare, di inventarci con delle lettere come vorremmo realizzare quell'area. Quindi A come arancio, altalena, amaca. Quindi far realizzare ai bambini i loro sogni in quell'area. Questo è un po' il progetto. L'area è anche quella inquinata, è stata una fossa comune, pare che sia stata una fossa comune durante la guerra, quindi è un'area in cui si potrebbero veramente pensare tantissime cose, e ha lasciato un sacco di immaginazione a noi delle Libera Acque Metropolitane in questo periodo. Quindi è una chiamata cittadina alle ore 14 sabato 29 novembre. Grazie. Andrea Monti di Scintilla. Dunque, io volevo dire solo una cosa. Quando si parla di speculazione, cioè si